Bentrovati qui su Valdinievole News. Come sapete, noi parliamo anche di cibo, di alimenti. Abbiamo il nostro amico gastronomo Emanuele Di Vita e mi ha chiamato e mi ha detto: "Guarda, ho una sorpresa per te." Quindi stiamo a vedere. Ciao Emanuele. Ciao, ciao a tutti. Allora, di cosa parliamo? Perché mi hai chiamato? Ma senti, ti ho chiamato perché volevo parlare un po' del vino delle nostre E zone. accanto a te, che ora lo sveliamo, tacchete! Chi è? Abbiamo appunto colui che se ne intende, il nostro sommelier di fiducia, Fulvio. Fulvio Donatini. Donatini. Buonasera a tutti. Salve. Senti, faremo 4-5 puntate, un percorso sui vini delle nostre zone, giusto? Con cosa iniziamo, Fulvio? Iniziamo con il vino di Monte Carlo. Vino di Monte Carlo. Certo, è una DOC qui vicino, una DOC piccola, sono circa 200 ettari, non di più, però storica di questa zona. Senti, 200 ettari sono comunque tanti? Ma in certe zone del Chianti ci sono aziende che da sole fanno 200 ettari. Ah. Quindi 200 ettari in una DOC intera con 18 produttori non è che sia poi così grande. La produzione sono circa 1 milione di bottiglie. Però è importante per questa zona, perché a pochi 3-4 km da qui c'è già il territorio della DOC di Monte Carlo. Senti, hai qualcosa da farci vedere? Certo, questi sono i vini della DOC Facci, di Monte facci, Carlo. portali davanti a te, magari. Vedete? Abbiamo, Portali davanti a abbiamo per te. esempio, questo è un Monte Carlo rosso, Sì. poi c'è un Monte Carlo bianco, che come vedremo sono molto più rappresentativi i bianchi dei rossi a Monte Come Carlo. mai? Come mai? Perché storicamente Monte Carlo è una zona di vini bianchi. Questo Ah. è giustificato anche da un particolare adattamento del terroir, famoso terroir che dicono i francesi, cioè territorio, clima, cioè le condizioni per cui la vite nasce e cresce, che favorisce i vini bianchi, sicuramente. Oh, accidenti, Emanuele, terroir, ma io pensavo si parlasse in maniera semplice, Quindi la condizione del terreno e la particolarità del vino, È la quindi. particolarità più importante perché in una zona come la Toscana, che è regina in tutto il mondo, conosciuta in tutto il mondo per i suoi vini rossi, certamente non si può dimenticare Chianti, Brunello di Montalcino e così via, Monte Carlo costituisce un'anomalia perché è conosciuta soprattutto per i vini bianchi. E questa è una cosa storica e, come dicevo, proviene appunto dal favore del terroir di questa zona. È più vicino al mare, ci sono escursioni termiche un pochino più basse, il terreno è diverso, è più minerale, più acido e quindi favorisce poi la crescita e il miglior risultato con i vini bianchi. Accidente, una cosa molto importante. Questi vini come possono essere utilizzati nei pasti? Beh, è logico che quando si parla di abbinamenti dei vini ci vengono subito in mente i cibi del territorio. Quindi i cibi, i salumi, eccetera, eccetera, ma anche i piatti stessi del territorio. Come si può non pensare a un vino, non so, rosso di Monte Carlo abbinato con la famosa zuppa frantoiana o con le rovelline lucchesi, faccio per dire. Però comunque si diceva dell'importanza dei vini bianchi a Monte Carlo e non bisogna dimenticare che nella zona di Lucca c'è la famosa Versilia, con tutti i piatti di pesce che richiedono dei bianchi in abbinamento e quindi l'ideale per questi abbinamenti sono proprio i vini bianchi di Monte Carlo. Senti, la gradazione di questi vini. Ma quando si parla di vino, ormai parlare di gradazione è un po' superato. Comunque sono vini che hanno una gradazione abbastanza evidente, quindi si va dai 12,5-13 gradi, pur il disciplinare prevedendone anche meno, però sono vini che vengono adesso con queste stagioni che ormai vanno su dei caldi sempre più intensi, le uve arrivano a una maggiore maturazione e quindi la gradazione sicuramente si fa sentire. Senti, ti fa una domanda, un po' una mia curiosità. Chi non beve, va bene, se beve un mezzo bicchiere del vino che hai detto te, ma gli fa male Ma il oppure? vino non fa mai male, tant'è vero che il famoso detto che poi viene ripetuto anche oggi dai dottori, dai medici, che mezzo bicchiere di vino fa comunque bene, è sicuramente valido anche oggi. Dopo tutte le scoperte scientifiche, il famoso paradosso francese e così via, si torna a bere vino perché si considera che i suoi componenti sono comunque utili alla nostra sa salute. L'unico componente, scusa, che non farebbe bene sarebbe l'alcol, però ce n'è una percentuale minima, che in Minima, mezzo bicchiere sicuramente il 10%, 12% di alcol non è poi una percentuale, non si va su quella dei distillati per intendersi, no? E quindi è accettabilissima per questa capito. zona. Quindi concludiamo dicendo che bisogna bere il vino di Monte Carlo perché?
perché è il vino delle nostre zone, è un vino buono e va benissimo in accompagnamento ai piatti delle nostre zone. Bene, grazie mille. Allora io vi ringrazio tanto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! Ciao. Ciao. Grazie per seguirci, Valdegnevole News, canale social Twitter, YouTube, Facebook. Bye bye.